Ci troviamo a Bentivoglio in provincia di Bologna. Bene, questa sera indagheremo in questa struttura che è qui alle mie spalle, un vecchio mulino costruito nel 1300 addirittura. Ci hanno segnalato attività paranormali e questa sera vediamo un attimo che cosa rileviamo con la strumentazione. Bene, proseguiamo con la visita. Qui con noi abbiamo Massimo Brunelli, vicepresidente dell'associazione Amici delle Acque di Bologna Sotterranea. Ciao Massimo. Ciao Luca. Ciao. Bene Massimo, che cosa succede qui? Allora, qui siamo all'ultimo piano del mulino, dove partiva la filiera produttiva di tutta la lavorazione. Cose molto semplici sono successe. 30 agosto. Caldo terrificante, erano iniziati i primi lavori per di pulizia, per poi successivamente aprire il mulino al pubblico. Una delle nostre guide qui sopra, nonostante tutte le finestre chiuse, in silenzio assoluto, ha sentito alcune voci, chiacchiericcio, parlottio, voci femminili. Al sottoscritto è successo che improvvisamente una corrente d'aria gelida, nonostante i 40 gradi del posto, mi attraversasse da sinistra a destra e quest'anta mi si è chiusa proprio davanti ed era aperta verso di me. Ah, era proprio aperta. E quindi hai sentito questa corrente fredda che attraversa e ti attraversava questa posizione, la corrente fredda da sinistra a destra, quest'anta era aperta e mi si è chiusa improvvisamente. Ho capito. Beh, è una cosa quanto singolare, molto particolare. Bene. Vediamo un attimo questa sera che cosa possiamo a catturare. C'è dell'altro qui, cosa succede? Mi raccontavi che c'era. È già successo finestre. alcune volte, per ben tre volte, una delle quali, una questa mattina, mentre ci accingevamo a effettuare alcune esplorazioni dei locali della zona, che alcune finestre erano aperte. Nessuno sa chi le apra, però è già successo parecchie volte con i danni comunque che ne conseguono, perché poi entrano i piccioni, per lo sporco, se piove si bagna tutto. Okay. Però l'amministrazione comunale dice che non è, la protezione civile non sono, che sarà difficile aprirla anche con... No, qui proprio, anche se c'è corrente d'aria o una ventata, non riesce ad aprirla. Esatto, la cosa strana è che era completamente aperta, quindi se io faccio il gesto di aprirla, la maniglia la lascio in posizione di apertura, era rivolta verso il basso. Ah, però. Quindi non poteva essere una semplice folata di vento, anche se stanotte ce n'è stato parecchio da queste parti. Ma vabbè, comunque da arrivare ad aprire la finestra chiusa particolare. Esatto. E poi in altri casi invece avete trovato anche altre finestre a scorrimento verticale. Quindi queste sono ben più pesanti, più difficili da aprire.
Bene, dove ci troviamo qui ora? Ci troviamo al secondo piano del mulino, la finestra di cui ti raccontavo prima è proprio questa alle nostre spalle. Ah, questa qui. In alto a destra, dove vedete il cartoncino con il nastro di vitelli, non è pubblicità occulta, improvvisamente si è rotto dall'interno verso l'esterno e i vetri sono caduti nella piazzale sottostante. In quel momento a questo piano non si trovava nessuno, né persone né volatili, ovvero piccioni, che sono numerosi in questa zona e ogni tanto qualcuno da queste parti riesce a infilarsi. Allora, adesso partiamo con l'indagine. Nella telecamera 1 viene inquadrata una finestra che è vista, spesso è stata vista aperta quando si pensava chiusa, adesso non si sa se sia stata aperta volontariamente o no, noi comunque la monitoriamo. Alla finestra, alla videocamera numero 2 viene inquadrata una finestra dove in questo punto è stato rotto, si è rotto un vetro dall'interno e i vetri sono caduti verso l'esterno. Nella videocamera 3 viene inquadrata una porta finestra all'ultimo piano dove è stato segnalato un passaggio di corrente di aria fredda con successiva chiusura dell'anta di sinistra. E nella videocamera numero 4 viene inquadrato il primo piano, una zona dove si lavorava ed è presente il quadro di un ragazzo morto, diciamo. Io e Enrico siamo all'ultimo piano, davanti alla porta finestra dove Massimo ha visto un'anta di questa porta aprirsi con una corrente fredda. Niente, adesso proviamo a fare qualche domanda. Come prima cosa, Luca e Enrico hanno cercato di catturare degli EVP. EVP sta per Electronic Voice Phenomena, conosciuti anche col termine di metafonia. E riguardano tutti quei fenomeni di voci elettroniche catturati mediante dispositivi magnetici o digitali. Se c'è qualcuno, può dare un colpo da qualche parte, per favore? Un colpo che veniva qui dalla mia sinistra. Sei stato tu a dare questo colpo? Lo puoi rifare? Senza dover per forza pensare al paranormale, vi facciamo risentire quello che ha sentito Luca in quel momento. Come ti chiami? Quando siamo qui non abbiamo sentito nulla di strano. Siamo al primo piano. Stiamo girando per il primo piano per vedere se il K2 dà segnali oppure rimane piano. Il K2,
questo strumento. È uno strumento che serve per rilevare campi magnetici. In particolar modo questo strumento è molto semplice, viene utilizzato dai Ghost Hunter. Permette di avere una scala colorata che indica l'intensità del campo magnetico. Secondo molte teorie accreditate, la presenza di una possibile entità potrebbe modificare e andare a interagire il campo elettromagnetico presente. Per ora non c'è nessuna alterazione. Ok, questo è quando farò la sarrabbia, con il piede al posto 2. La rottura come è mezzaluna. Mezzaluna. Ci sono dei tracci, eh? No, però. Cioè, è strano, è molto strano che. Dopo una sessione col K2 dove non sono state riscontrate anomalie, Roberto prova a effettuare una sessione EVP nella stanza dove c'è la finestra rotta al secondo piano. 22:11. C'è nessuno qui? Non c'è proprio nessuno? Se vuoi che ce ne andiamo, basta che fai un rumore. È il tuo mulino questo? Non avendo rilevato niente di particolare, il team decide così di andare all'ultimo piano. Non si chiede più? Aspetta, provo ad arrivare da là con un passo pesante a vedere. Sì, c'ero anch'io.